Siamo oggi qui al Collegio Teutonico per un incontro che è di presentazione del primo tomo del volume dell'Opera Omnia di Joseph Ratzinger sulla Chiesa, è intitolato Chiesa, segno tra i popoli. E naturalmente in questo incontro si ricorderanno anche le encicliche di Benedetto XVI sul tema della carità. L'opera omnia è una cosa caratteristica che si fa solo per i grandi autori, grandi teologi, grandi filosofi, che lasciano un'opera che rimane nel tempo e che si pensa che venga poi consultata da molti studiosi anche per decine e decine di anni, chissà, forse anche per secoli. Allora, Ratzinger è un grande teologo del nostro tempo e quindi meritava certamente l'opera omnia, che ha, diciamo, una prima edizione in tedesco, ma poi sulla linea dell'edizione tedesca viene anche tradotta in altre lingue e l'italiano è naturalmente una delle lingue importanti in cui appare l'opera omnia, che è fatta secondo un grande piano sistematico. Sono 16 volumi che devono uscire nel tempo, i tedeschi sono vicini alla conclusione, gli italiani sono, diciamo così, a mezza strada. E in questo piano sistematico, che è fatto anche d'accordo con Ratzinger stesso, noi abbiamo tutti i grandi temi del suo lavoro, dalle sue opere fondamentali, suo dottorato in teologia e dell'abilitazione, poi ai grandi argomenti che egli ha trattato su Gesù Cristo, sulla Chiesa, sulla escatologia, cioè la vita eterna, e naturalmente anche un gruppo importante degli scritti è collegato al Vaticano II, perché lui è stato un esperto che ha partecipato al Concilio Vaticano II. Ecco, allora in questo grande panorama sistematico che viene piano piano costruito sono raccolti tutti gli scritti che lui ha composto in tutta la sua vita fino al pontificato e, pensando anche al Gesù di Nazareth, anche durante il pontificato in qualità di teologo, non come papa. I documenti papali sono un'altra cosa, qui sono raccolti tutti i documenti di lui come studioso, come teologo. Ora, recentemente nell'edizione italiana sono stati pubblicati nei due anni scorsi i due volumi degli scritti sul Concilio Vaticano II e oggi noi presentiamo il primo di due sulla ecclesiologia, cioè quello che Ratzinger ha scritto sul grande tema della Chiesa nei suoi diversi aspetti, ecco, la costituzione della Chiesa, il primato del Papa, la comunità, la sinodalità, insomma tanti argomenti importanti sulla Chiesa. Questo è un po' il significato del volume che presentiamo quest'oggi, quindi siamo un po' al cuore di questa raccolta riorganizzata sistematicamente. Questo è l'interesse di questi volumi, perché sono raccolti scritti che, su 50 anni praticamente, che sono riorganizzati sistematicamente e noi qui troviamo ordinati, secondo una struttura concettuale, quelli che riguardano la Chiesa. Perché leggere questo testo? Beh, proprio perché se noi siamo interessati al pensiero di Ratzinger, che è uno dei pensieri teologici fondamentali, della nostra epoca, tant'è vero che poi è anche diventato Papa, quindi è un pensatore di riferimento per la Chiesa del nostro tempo, ecco, se noi siamo interessati, nei volumi dell'Opera Omnia ritroviamo organizzati insieme e coordinati, tematicamente, tanti scritti che prima erano sparsi. Uno era un articolo pubblicato in un volume collettivo, l'altro era un'omelia fatta un certo giorno, l'altro era un articolo di una voce pubblicata sul Dizionario Teologico. Ecco, invece tutti questi adesso sono estratti dal contesto in cui sono stati pubblicati, ma per essere riorganizzati sistematicamente. E questo con un pensatore come Ratzinger, che è un uomo dal pensiero molto chiaro
è molto ordinato, è possibile. E quindi noi ci troviamo a leggere, diciamo così, di seguito e in modo organizzato tutto quello che lui ha scritto sulla Chiesa, anche se in forme diverse. A volte sono appunto forme più da teologo scientifico, altre volte sono anche omelie, però su dei punti fondamentali come il primato di Pietro nella Chiesa e così via. Ecco, sotto diversi registri, però è un pensiero estremamente organico e ricco che noi possiamo trovare in questi volumi. In particolare, qual è il messaggio principale che un fedele può apprendere leggendo questa prima parte del volume ottavo dell'Opera Omnia? Ma è il messaggio che uno riceve praticamente leggendo ogni opera di Ratzinger, se vogliamo essere molto sintetici. Cioè c'è una capacità di presentare la fede cristiana in termini adatti alla cultura e ai problemi del nostro tempo, che è veramente straordinaria. E non è solo una chiarezza, diciamo, di carattere concettuale, ma è anche una ricchezza spirituale. Cioè Ratzinger sa unire la ricchezza dei concetti e lo sviluppo di un discorso organico e ragionato con una profonda spiritualità, quindi è un vero nutrimento spirituale sui diversi temi, come accennavo prima, quando parla di Gesù Cristo, quando parla della Chiesa, quando parla della vita eterna. Ecco, gli argomenti sono diversi, ma lo stile è sempre quello di una grande profondità e chiarezza concettuale e insieme di una vita spirituale che si sintetizza in modo molto armonico con questa visione, diciamo, razionale e concettuale della fede. Qual è l'eredità di Papa Benedetto XVI sul tema della verità? Ma la verità è sempre stato un tema, diciamo, orientatore della sua vita. E il fatto del suo anche desiderio di studiare la teologia fin da giovane è un desiderio di conoscere, cercare, approfondire la verità, che non è una verità puramente astratta, diciamo razionalistica, ma è la verità che al credente si presenta anche in Gesù Cristo, attraverso la Chiesa, attraverso la testimonianza dei santi, ma è quando il culmine della verità per noi è Gesù Cristo, che è la rivelazione di Dio e la parola di Dio per noi. Ecco, quindi in ogni cammino che Ratzinger svolge c'è questa ricerca della verità che è insieme ragionevole, diciamo, fatta con la ragione, ma una ragione integrata con la fede e aiutata dalla fede a raggiungere, diciamo, delle, non solo delle conoscenze, ma delle convinzioni che ispirano la vita intera, ecco, la mente e il cuore e lo spirito. Quali sono i principali e più importanti insegnamenti di Benedetto XVI sulla tematica invece della carità? Come sappiamo, la prima enciclica, lettera enciclica che Benedetto XVI ha scritto e pubblicato diventando Papa è proprio Deus Caritas Est, Dio è amore. Ecco. E quindi lui ha voluto mettere il suo intero pontificato sotto questa prospettiva. Dio, conosciuto come verità, come fondamento della nostra vita, del nostro orientamento, del nostro cammino, ma un Dio che è amore. Egli è un discepolo di Sant'Agostino e quindi ispira molto a Sant'Agostino il suo pensiero, che appunto è caratterizzato da questo, che del resto è però sostanza del Nuovo Testamento, della lettera di Giovanni, è un po' il culmine della nostra visione di Dio, della rivelazione, della visione cristiana di Dio, e qualificarlo come amore. E questo amore si esercita poi sia nella vita cristiana personale, sia anche nella società, nei rapporti con gli altri, con una carità che non rimane chiusa in sé, ma si espande a imitazione di quella di Dio, che non è rimasto chiuso in sé, ma ha creato per amore, ha dato il suo figlio per amore. Naturalmente l'amore di Cristo è poi il modello per il cristiano del modo di amare.